Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro terzo appuntamento con i concerti in streaming dell'associazione Agimus. Oggi andiamo in diretta live su YouTube e siamo molto felici di riuscire a portare avanti questo progetto nonostante le difficoltà di questo periodo che coinvolgono logicamente tutti gli organizzatori di concerti, tutti coloro che si dedicano alla musica dal vivo. Per noi è un messaggio importante per far sì che comunque la musica vada avanti e che arrivi direttamente nelle vostre case, quindi speriamo davvero che stamattina vi connettiate in tanti, ci seguiate in tanti. E il nostro appuntamento ormai è diventato un appuntamento fisso, quindi saremo qui in diretta anche domenica prossima, sempre sul canale YouTube dell'associazione. Trasmettiamo dall'auditorium Ottone Rosai, bellissimo spazio nel quartiere 5 del comune di Firenze, e ringraziamo il quartiere per la collaborazione all'iniziativa e per permetterci di essere qui. E non ci sono gli applausi, questo è l'aspetto più strano del trasmettere senza il nostro pubblico presente qui in sala, però per noi è come se ci fossero, quindi anche a distanza con un grande applauso salutiamo il musicista che suonerà qui stamattina, un chitarrista straordinario, Raffaello Ravasio. Benvenuti e grazie di questa bellissima opportunità. E ringrazio Agimus di poter fare questo concerto il giorno in cui si festeggia tra l'altro la patrona della musica, Santa Cecilia, e ci tengo a ricordare con questo concerto e con queste note tutti i musicisti che in questa occasione in un'altra circostanza avrebbero sicuramente potuto festeggiare e fare un concerto. E penso soprattutto a tutte le scuole, le decine, centinaia di scuole che in Italia autorevolmente avrebbero potuto festeggiare questa giornata in modo musicale. E vengo al dunque, vengo al programma. E oggi condivido con voi un programma incentrato su Tarrega. Chi è Tarrega? Tarrega è un musicista, grande conoscitore della chitarra classica, e che è diventato uno dei più grandi diffusori e promotori della chitarra moderna, modernamente intesa, quindi questo strumento con queste dimensioni. Ha collaborato lui con uno dei più importanti liutai, dando definitivamente la forma che oggigiorno usiamo e che conosciamo. Quindi, detto questo, introduco il programma, che è diviso in tre parti. La prima parte è incentrata su alcuni preludi di Tarrega, suonerò Endeca, che significa lamento, poi altri due preludi, precisamente il numero 1 e il numero 5 dalla seconda serie dei preludi, e poi subito dopo una canzone popolare catalana, El Mestre, di un celeberrimo allievo di Tarrega che si chiama Miguel Liobé. Questa scelta di iniziare con dei preludi, come vedrete, sono composizioni molto brevi. E Tarrega è diventato oggi molto importante per questo, perché alcune sue composizioni come i preludi sono utilizzatissime sia a livello didattico e non da meno musicale, nel senso che sono proprio belle. Quindi inizierò con Endeca e poi due preludi di Tarrega, seguito dalla canzone popolare di Miguel Liobé. Thank you.
Eccoci. Ora la parte del programma, la seconda parte che vorrei proporvi, mi vede suonare un contributo dato da compositori contemporanei, brani che sono stati composti nel 2015, dedicati a Tarrega, e sono esattamente dei preludi, proprio per ricordare questa forma musicale che Tarrega ha tanto coltivato in modo molto proficuo. Detto questo, devo scusarmi per non suonare tutti i brani contenuti in questo libro. Per una questione di tempo ho dovuto scegliere questo volume edito per l'Autorfeus di Bologna. Contiene brani di compositori quali Reghezza, Montero, ma io ho scelto quattro preludi, tra cui Lágrimas de Buenos Aires di Claudia Montero, poi eseguirò Preludio sur le Noms de Tárrega di Roberto Tagliamacco, poi Lacrima for Guitar di Paolo Goletti e per ultimo Preludio in Do di Alessandro Spazzoli. Ci tengo a ringraziare i compositori che ho avuto l'opportunità di conoscere personalmente. Thank you.
Grazie. Ora l'ultima parte del concerto è incentrata di nuovo sulla figura di Tárrega e Liobé. E vi farò sentire, concludo il concerto con tre brani di Tárrega, piuttosto folcloristici. Tárrega è un chitarrista che ha vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, quindi nelle forme musicali che lui sceglie si sente tutta l'influenza della musica colta di quell'epoca e anche la commistione col popolare. Per esempio sentirete un primo brano che è una pavana, il secondo brano è una mazurka intitolata Marieta, il terzo brano Capriccio Arabo, che in realtà è una serenata.
Bene, ultimo brano che dedico a tutti i cari amici, conoscenti e non che mi stanno ascoltando, che mi state ascoltando, sono El Noi della Mare, una canzone popolare di Miguel Liobé, il cui testo è un testo natalizio, quindi El Noi della Mare sarebbe il figlio della madre di Maria. E quindi è una danza piuttosto cullante che ricorda molto una scena materna, ecco. Arrivederci a tutti.